questo genere potrebbe portarci in un salotto dell'Ottocento, in questo caso magari della prima metà dell'Ottocento, perché se parliamo invece di Ottocento inoltrato potrebbe essere forse più adatto un valzer. Perché vi sto improvvisando queste musichette? Per parlarvi del mestiere che ho fatto per una quarantina d'anni. E ovviamente quando ho cominciato avevo un'esperienza molto limitata, poi man mano si impara sempre, e sto continuando a imparare ancora adesso che ho 64 anni. E c'era un compositore famoso italiano, Salvatore Sciarrino, un compositore di musica contemporanea che ha avuto molto successo negli anni, a fine anni 70, anni 80, il quale in un'intervista sulla rivista musicale italiana, che io acquistavo anche più che altro per sentirmi, per sentirmi introdotto nell'ambiente dei musicisti e degli studenti evoluti di quando ero ragazzo. Comunque Salvatore Sciarrino, che è un compositore di musica contemporanea, quindi di musica molto complessa, molto atmosfere musicali, timbriche interessantissime, molto, molto affascinanti, diceva in questa intervista che il compositore dovrebbe conoscere idealmente tutta la musica composta prima di lui, cosa impossibile da farsi. Però in questo mestiere di musicista di scena, cioè il musicista che compone le musiche per il teatro e che quindi con la sua musica ti deve portare in qualche modo dentro una situazione, esattamente come può farlo la scenografia dal punto di vista visivo. Cosa succedeva? Come funzionava questo mestiere? Come funziona questo mestiere? Intanto ci sono tanti tipi di registi. Il regista che non ha tanto interesse per la musica, quindi gli va un po' bene tutto, che è il peggiore con cui lavorare perché ti senti una gran responsabilità addosso. E quindi invece quello che ti dice, io ho avuto situazioni in cui mi si diceva: guarda Bruno, fammi un jazz anni 50, oppure fammi della musica barocca, però siamo in Inghilterra nella prima metà del Settecento. Quindi cosa succede? Succede che il compositore deve intanto avere delle nozioni e deve ricordarsi, e poi tutto quanto viene trasformato, ovviamente, viene trasformato e viene arricchito della personalità del compositore. Però comunque, se vogliamo, pensiamo alla musica barocca, no? Pensiamo, qual è la prima cosa che ci viene in mente? La suite, quindi i movimenti di danza che compongono una suite barocca. E quindi per esempio ci potrebbe essere il minuetto, no? E quindi i tre quarti, tratta, pim, pam, pam, pam. Sono arrivato prima, ho fatto cose orrende, eh? Oppure la famosa la sarabanda, o la giga insertabile. Sembra una giga, questo sembra più una non è granché ben riuscita. Comunque sono cose che io butto le mani sul pianoforte e quindi lascio gli errori per farvi capire che comunque quando si compone non va tutto mica dritto alla prima, cioè, si butta via un sacco di carta, si butta via un sacco di tempo. La stessa cosa può succedere, no, fa un rock and roll, cosa caratterizza un rock and roll? Questo basso, un
gregoriano, il canto gregoriano ci porta nel Medioevo, no? Quindi no 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 no. In tutto questo il compositore ci deve mettere del suo, perché sennò tanto varrebbe prendere un disco e metterci il vero originale canto. Per carità, è una prassi seguita da molti registi, il grandissimo Aldo Trionfo, per il quale io non ho mai composto della musica, però l'ho aiutato a volte a sceglierla da dischi tanti anni fa. Lui usava e aveva delle. Era molto interessante la sua contaminazione. A volte passava da un pezzo romantico di Schumann a, che ne so, a Freddie Mercury, cioè aveva veramente una grande intelligenza nel accostare, attaccare alla scena la musica, che è una cosa che deve fare anche il compositore quando scrive musica originale, cioè deve, non solo, poi abbiamo nel nostro mestiere, non abbiamo tanto tempo, in un'ora e mezza di spettacolo, se c'è 5-6 minuti di musica, questi 5-6 minuti di musica devono essere molto importanti, cioè la gente deve, l'ideale sarebbe che uscisse con la musica del finale e se la portasse a casa, non sempre succede. Poi ci sono spettacoli che hanno su un'ora e mezza, due ore di spettacolo, hanno un'ora e 40 di musica e sono quasi dei musical, molto spesso con canzoni, e altri spettacoli che hanno pochissimo, 5-6 minuti di musica in tutto lo spettacolo. Beh, cambia moltissimo. La cosa... parliamo sempre di Medioevo. Medioevo invece barbaro e guerresco. Allora qual è il modello? Questo è il modello di quel Medioevo. E allora ci potrebbe essere... Questo io vi ho fatto tutto col pianoforte, ma ovviamente una grandissima risorsa cos'è? La timbrica, il timbro, il colore del suono. Perché se io faccio un carillon col pianoforte già può andare molto bene. Perché assomiglia al suono di un carillon. Però se invece voglio fare un pezzo giusto con un organo, il pianoforte ha un timbro molto diverso. Quindi il timbro dell'organo ci porta già, cioè se facciamo, paradossalmente dico la prima cosa che mi viene in mente, Assassini nella cattedrale, musica per Assassini nella cattedrale, potrebbe starci benissimo un organo, anche se parliamo di Medioevo, quindi tutto sommato sarebbe più adatto un coro di frati. Ci sono tantissime possibilità ed è questo che mi è sempre piaciuto e mi è sempre divertito, oltre alla possibilità per un compositore di vivere guadagnando semplicemente sulla sua musica, quindi con i diritti d'autore della sua musica, che è una gran soddisfazione. C'è poi una cosa molto importante, il modo in cui il compositore fa propria la musica del passato. Prendiamo un esempio, la sarabanda. Anche questa fa parte della suite barocca ed è caratterizzata da un movimento in tre tempi. Per esempio la sarabanda di Handel. Variazione sul tema della follia, Follia di Spagna. Questa è come la varia Handel, e invece ci sono altri compositori, tra cui Corelli mi pare. Poi qui si sposta. Comunque, uno, due, un, pam, pam, questo è il tempo di sarabanda. Stravinsky, nella carriera di un libertino, più o meno, sì. Scrive quando all'entrata di Baba la Turca, e
d'accordo, un re con una maggiore sopra già diventa Stravinsky, però ci dà tutta l'emozione, tutta la sensazione della Sarabà, anche perché strumentalmente c'è la tromba barocca, la tromba acuta che ci para pa pa para pa pa para pa pa pa. Andatevelo a sentire questo passaggio bellissimo, anzi andatevi a sentire tutto The Rake's Progress perché è una meraviglia. Con questo vi saluto, ciao!